La meta del nostro viaggio oggi è San Gimignano, in Toscana. Qui dobbiamo svolgere una missione importante e per raggiungere il borgo medievale e macinare i 350 km che lo separano da Milano, abbiamo scelto un veicolo comodo e risparmioso, ma soprattutto, ed è quello che ci serve, tanto, tanto capiente. Ecco, siamo arrivati. Il mistero è svelato. Questa è la Galerie Peugeot, una permanente della storia Peugeot dagli inizi ai nostri giorni, con le più belle e significative vetture del leone di sempre. Il museo è stato realizzato grazie alla competenza e alla passione di Daniele Bellucci, grande appassionato del leone. Ma anche noi faremo la nostra parte, perché abbiamo portato fino a qui i componenti per assemblare una meravigliosa 504 Cabrio. A questo punto, cosa ne dite di andare a dare un'occhiata all'interno? Tra le case in attività, la Peugeot è tra le più ricche di storia, avendo iniziato a costruire auto addirittura nel 1896. Risale al 1916 la Peugeot Bébé. Questa è la Aerodinamica 302. Questa è l'affascinante 304 S Spider. Abbiamo poi la 604 Tour de France del 1975, ammiraglia della carovana. Ma ci sono vetture anche molto più recenti, come la 306 Maxi, che molto, moltissimo ha vinto nei rally nei secondi anni 90. Arrivati a questo punto, io direi che il Boxer lo lascio qui a San Gimignano e a Milano torno con questa meravigliosa 504 Cabrio. Tanto non se ne accorgerà nessuno, no?